Allora sì, dicevo che il tema è del tutto inesistente perché nasce da, mi pare di aver letto, una polemica onanistica di un critico d'arte che ha ovviamente una visione archeologica e privatistica perfino, nonostante il suo millantato statalismo, per cui le opere d'arte sono consacrate da un'aura e quindi presuppongono una forma di masturbazione, no? È un atteggiamento profondamente masturbatorio che accende polemiche che non esistono, perché le faccio l'esempio più evidente della inesistenza di questa polemica. Se avessimo dovuto dar retta a queste forme di cattivo umore e di dobismo sostanziale rispetto a una ragazza che ha un'importanza nel mercato della moda, probabilmente, come è stato fatto mille volte, va a fare uno spot o qualcosa per cui pagano gli Uffizi, cosa che mi sembra perfettamente lecita, che sia poi dichiarata o non dichiarata, intanto che lì gira, come qualunque cittadino, anche se noto, anche se notissimo, varrebbe anche la pena, varrebbe anche la stessa cosa per un attore. Dustin Hoffman ha fatto per le Marche uno spot con la lettura dell'infinito, letto tra l'altro male, ha preso 1,5 milioni di euro. Si può discutere tutto, però dico, è chiaro che una persona nota ha diritti limitati, perché lo fermano, gli fanno dei selfie, oppure ha il privilegio di essere se stesso e può vedere un museo quando è chiuso, ma non perché gli fanno un dono particolare, ma perché sta lavorando come un fotografo o qualunque altra persona lavori. Ma facciamo l'esempio storico. Questo signore masturbatore, cosa avrebbe detto di Anita Ekberg rispetto alla Fontana di Trevi? Anita Ekberg è un'invenzione di una fantasia creativa che non può essere corrispondente alla casualità o alla presenza, accompagnata magari dal direttore Heike Schmidt della Ferragni agli Uffizi, ma è un'invenzione onirica di Fellini. Questo cosa ha comportato? Che la Fontana di Trevi sia diventato un monumento infinitamente più frequentato grazie a questa azione, tra l'altro non consentita, cioè di entrare in acqua, oggi per una cosa come questa ti butterebbero, e fare quell'apparizione come Venere, che è proprio la più simile alla Venere di Botticelli. Ora, cosa avrebbe detto? Che la Rita Ekberg sconsacra la sacralità della Fontana di Trevi? Cioè, è una cosa esattamente corrispondente. A distanza di 50 anni o 60 anni avviene che una ragazza forse meno importante per il mondo dello spettacolo, ma anche più conosciuta rispetto ai social, fa un'azione di promozione volontaria o involontaria di un'opera d'arte. E cosa c'è di male? Censuriamo anche Fellini? Si alzerà il Montanari di turno per dire: ah, è stata dissacrata perché questa donna, questa donnaccia del cinema è andata in acqua? Ovviamente nessuno ci penserebbe, anzi è diventata mitologia quella. Quindi siamo di fronte a delle forme di masturbazione, di gentaglia che fa di tutto per deprimere il patrimonio artistico, come se andare a vederlo fosse una cosa dannosa. È chiaro che ha il problema del contingentamento non solo per il coronavirus, ma anche perché troppa gente rende sgradevole la visita ai musei. Ma promuoverli 27% più, 27% in meno è equivalente a promuovere la Fontana di Trevi da parte di Anita Ekberg. Quindi una cosa assolutamente logica, e nel mondo, mondo nostro, che è diverso da quello felliniano, un'azione più democratica, perché Fellini la impone come un suo sogno. Questa ragazza è riuscita a farsi conoscere attraverso la sua capacità di fare quella che si chiama oggi l'influencer, e quindi influenza per la moda, influenza anche per andare a vedere un museo. Cosa c'è di male? Si chiama promozione, caro Montanari, promozione che va regolata, ma non può essere censurata o trattata come se fosse il demonio. Non siamo nel Medioevo, per cui devi andare a vedere con un'aria silenziosa. Ecco. Queste sono forme di idiozia totale, perché vorrei sapere quanto ha pagato la Fontana di Trevi Fellini. Che discorso è? Ma non cambia nulla, sono beni pubblici. È chiaro che il rapporto ci sarà, ovviamente anche in quel caso una può anche aver fatto uno scambio merci. Lo scambio merci in questo caso
sarebbe esattamente equivalente, cioè io non pago nulla perché ti do una materia, una merce immateriale che è la comunicazione. Tu invece di pagare manifesti o promozione o qualunque attività per far arrivare la gente, non paghi o non fai pagare una... Cioè, lei potrebbe dire, io vi pago 50.000 euro per fare il mio spot e voi mi pagate 50.000 euro per fare il vostro spot. Quindi anche lì dice delle pure stupidaggini, cioè sono delle cose senza senso. È accaduto, ha una sola possibilità di interpretazione che è positiva, poiché lei sia intelligente, meno intelligente, Fedez ha fatto una difesa della moglie garantendole il minimo che è quello di essere un cittadino che ha diritto di vedere quello che gli pare, anche se è famoso. D'altra parte, quando va Mattarella a vedere una mostra, non impediscono alla gente di entrare? Perché non fa la polemica con Mattarella, questo super pirla? Perché non dice che Mattarella, quando va in nome della sua notorietà, impedisce, per esempio, quando Mattarella andò a vedere la mostra di Raffaello, non hanno invitato neanche me, perché c'è un gruppo di cortigiani che stanno intorno al presidente che fa la visita da solo. E perché Mattarella ha più diritti come si chiama, della Ferragni? Che senso ha? Cioè, i privilegi di alcuni non sono privilegi, è bello che un giornale dica che è venuto Mattarella e quindi la contropartita è la comunicazione. È interessante che i ragazzi vedano la Ferragni e pensino di andare agli Uffizi, possono andarci per qualunque motivo, ma meglio andare agli Uffizi che andare in orridi luoghi dove si drogano. Quindi dovrebbe ringraziare il cielo il signor Montanari che questa ragazza insiste o influenza o in qualche modo sollecita i ragazzi a fare quello che ha fatto lei. Non vedo nulla di negativo, cioè qualunque negatività è soltanto nell'invidia e nella masturbazione. È un masturbatore solitario che vorrebbe vedersi i musei da solo, ma dovremmo poi dire perché vai da solo? Perché sei un critico d'arte, anche i critici d'arte, anche i giornalisti possono avere dei privilegi. Quando fanno vedere a lei giornalista o a me una mostra, possono anche farlo in una dimensione riservata, cioè fare una visita quasi privata. E tutto questo è nei riti della comunicazione. Quindi non, proprio, quando è nata questa polemica, io sono intervenuto in maniera molto morbida per dire non riesco a capirla, cioè qualunque punto di vista, soltanto dar fiato a un poveretto il quale non osserva le mille incongruenze che così come applica alla odiata Ferragni da lui, potrebbe applicare a Mattarella. È la stessa cosa, cioè Mattarella va a vedere la mostra da solo e quindi impedisce... E va bene perché i social si muovono sul piano della rabbia personale. Adesso le faccio un raccontino divertente di quello che capitò a me, che ero presidente del comitato per la mostra di Mantegna nel 2006 a Mantova. Non venne il ministro che era Rutelli ed arrivò un mese dopo. Naturalmente era prevista una conferenza stampa, perché il ministro comunque doveva vedere una mostra promossa da un comitato nazionale. E io dico ai custodi: fate entrare comunque la gente. Invece i custodi, per come dire, rispetto per una forma di soggezione nei confronti del ministro, tengono le persone fino alle 11 in coda senza poter entrare. Quando ci avviamo la mostra e io vedo queste persone, uno si avvicina e mi vendica, perché le dirò poi la conclusione. Dice: scusi Sgarbi, posso parlare col ministro? Allora dico: sì, guarda, Francesco, ti vuol parlare questo signore che era lì in coda. Guardi, Rutelli, lei è uno stronzo, deve fare come Sgarbi, perché Sgarbi si fa vedere i musei da solo di notte così non disturba i cittadini. Ora, questa cosa era come la risposta alla polemica che avevano fatto le Iene contro di me, perché io avevo fatto aprire non so quale museo di notte, come fa qualunque elettricista o restauratore. E quindi, in questo caso, il visitatore normale chiedeva una condizione speciale per il ministro perché non gli impedisse di entrare. Quindi dico, tutte queste cose sono ovviamente diverse dalla questione Ferragni, ma legate alla peculiarità di alcune persone, che se invece di essere la Ferragni fosse stato appunto Dustin Hoffman o non so Robert Redford o quell'altro famoso che ha sposato la Canalis, come si chiama, George Clooney, è chiaro che Clooney crea assembramento. Allora puoi anche fargli una visita particolare e viene fuori Montanari che dice non va bene, o il socialista, cioè quello del social, dice uno come un altro. Sì, uno come un altro, ma determina una serie di effetti imprevisti, per cui puoi fare una visita speciale come per il Presidente della Repubblica. Cioè le persone hanno identità
che sono uguali dal punto di vista dei diritti, ma sono diverse rispetto al rapporto che stabiliscono con gli altri. Quindi un ministro può bloccare i visitatori perché si aspetta che lui inauguri, fu il caso di Mantova, o una persona come Clooney può determinare una distrazione, quindi è meglio. Per cui un direttore deve avere la capacità di capire, e questo Heike Schmidt, che è intelligentissimo, ha capito che legare a un mondo pop gli Uffizi può essere solo utile. Quindi dov'è la polemica? E quelli che fanno polemiche sono invidiosi e ridicoli, cioè ritengono che la figura della Ferragni non sia abbastanza sacra per misurarsi con la Vedere di Botticelli. Però Anita Ekberg era sacra, e Anita Ekberg non è, dal punto di vista della, diciamo, percezione, una figura diversa dalla, ed entra tra l'altro in uno spazio chiuso, proibito, entra in acqua e crea un sogno felliniano, che è un sogno a cui perfino il Pirla dovrà guardare con una certa, come dire, riconoscenza, no? Non gli verrà in mente di criticare, altrimenti aspetto che scriva: Fellini fu un vandalo e quel film è un'azione contro un monumento perché la Ekberg è entrata in acqua senza permesso. Vada a fare in culo.